Sono andato a Budapest a fare un concerto e mi sono fermato per qualche giorno a visitare la città. Ho conosciuto persone interessanti, come il pianista con cui ho avuto la fortuna di collaborare o il proprietario del locale dove ho suonato. Budapest è una città che mi piace molto. Il Danubio vi scorre in mezzo, dividendo la collina di Buda dalla parte pianeggiante che in origine si chiamava Pest. Quindi Budapest è diventata l'unione dei due villaggi originali. Lungo le rive sorgono tutti i palazzi più importanti da vedere. L'università, il Parlamento, il Palazzo Reale, le famose Terme Geller. Ci sono anche ponti molto belli, come il Ponte della Libertà, costruito tutto in ferro alla fine dell'Ottocento. Budapest per me non è solo una bella città, ma anche un posto che mi ha ispirato e continua a ispirarmi nuovi progetti. Infatti nel 2011 sono venuto qui per la prima volta insieme alla mia amica Teres Marosi a scrivere un libro, Note al margine, conversazioni lungo il Danubio. Teres è di origine ungherese e vive da tanti anni a Cremona. Un bel giorno gli ho proposto di andare insieme a Budapest, una città che lei conosce bene dal momento che ha studiato lì etnomusicologia all'università. La mia idea era di metterci a conversare di musica lungo le panchine del Danubio, registrando tutto quello che ci saremmo detti. Ne è uscito un blog, che poi è diventato un libro edito da Effige. Il sottotitolo è Conversazioni di radici, di confini e di musica con Teres Marosi. E a distanza di 10 anni trovo queste conversazioni ancora attuali. Come giustamente dice Giorgio Galanti nella prefazione, nella mia esperienza di musicista, i suoni del margine sono più nitidi dei suoni centrali. I confini geografici e umani diventano la mia primaria fonte di ispirazione. Questo stupore per l'altrove culturale e musicale è lo stesso stupore che a volte tiriamo fuori da noi stessi. Sempre che ci sia molta inconsapevolezza in quello che stiamo facendo. Questa inconsapevolezza non è incoscienza, ma la capacità di lasciare uscire dal fondo qualcosa che poi fiorisce. Sempre a proposito di fondo, Teres, alla conclusione del nostro libello, ha inserito una poesia di Joseph Attila, uno dei più importanti poeti ungheresi. Si intitola Danubio e dice così: sedevo sulla pietra più bassa del lungo fiume, guardavo come scivolava via la buccia d'anguria. Quasi non sentivo, immerso nella mia sorte, come chiacchierava la superficie e taceva il fondo. Come se sgorgasse dal mio cuore, il Danubio era torbido, saggio e grande. Non è facile far parlare il fondo, anche se, come dice Teres, viaggiando a volte prendiamo una certa distanza da noi stessi e siamo più portati a vederci come altro, nello specchio di un fiume lontano. Faccio queste riflessioni intanto che mi aggiro per il bastione dei pescatori che domina la città dall'alto della collina. È uno dei monumenti più interessanti da visitare, insieme alla chiesa di San Mattia. Si chiama così perché nel Medioevo la corporazione dei pescatori era incaricata di difendere questo pezzo di mura. Le sue 7 torri rappresentano le 7 tribù magiare che si sono insediate qui verso l'anno 1000.
bello girare per Budapest alla sera. Le luci dei suoi ponti creano un effetto incredibile e si resta ammaliati dalla sua magia. Budapest è una città che ha molte fonti termali e non si può visitarla senza andare una volta almeno alle terme. Ci sono 18 fonti termali e le Gellert sono le più belle. Sono state costruite ai primi del Novecento in stile Art Nouveau. Una mattina passata lì è un'esperienza da provare. Anche il grande mercato coperto vale una visita. Non è indicato per i vegani. Ci sono insaccati di tutti i tipi e tantissimi peperoncini da cui si ricava la famosa paprika. La sinagoga di Budapest è la più grande d'Europa. La comunità ebraica qui, prima della Seconda Guerra Mondiale, era una delle più ricche e numerose. Durante la mia visita incrocio un gruppo di studenti in visita. Sono tutti con il tradizionale cappellino in testa e c'è una guida che spiega. Nel cortile adiacente c'è il giardino, un museo, è una scultura che ricorda le vittime della Shoah. Anche qui, come altrove, la comunità è stata decimata durante il nazismo. Vado a visitare il Parlamento e la luce del tramonto crea dei riflessi particolari. Arriva la sera. Mi aggiro ancora un po' per il centro e passo dal jazz club dove suonerò la sera seguente. C'è un violinista virtuoso che suona del gypsy jazz. Il giorno successivo vado a provare a casa di Grego. Grego è un eccellente pianista ed è un onore averlo come ospite nel mio prossimo concerto. Chi mi ha passato il suo contatto è stata Clara Eich, una comune amica newyorkese di origine ungherese.
Clara è una fotografa famosa che ha una sorta di casa museo nel cuore di Manhattan, dove io ho suonato molte volte. Grego ha studiato jazz negli Stati Uniti e conosce bene Clara. Qualche mese prima di venire qui ero a New York e ho anticipato a Clara che avrei fatto un concerto a Budapest. Lei mi ha detto: devi assolutamente conoscere il mio amico Grego. Così eccomi qua. Grego, I have two questions for you, very simple. How did you meet Clara? Who Grego, ho due domande per te. Come vi siete incontrati tu e Clara? I was a student. Ero uno studente negli Stati Uniti, a Boston, e andavo spesso a New York. Non ricordo bene, ma qualcuno mi invitò a casa sua a suonare. Aveva una casa favolosa con un piano e lì ho suonato per lei e i suoi ospiti con i flamenco player. Lei è sempre stata attenta all'arte. Lei stessa è una grande artista, è sempre stata in contatto con artisti e musicisti di ogni tipo. C'è anche un palazzo dove questi artisti possono alloggiare grazie a una fondazione e a degli sponsor. Lei è stata molto gentile e mi ha invitato. Di play with the Italian musician? Hai mai suonato con musicisti italiani? Yes, I have. Although sì, mi è capitato, ho anche vissuto in Italia, mi sono anche sposato in Italia. Ho vissuto a Padova, in via Rezzonico. Ero sposato con una ragazza ungherese. Ho ricordi bellissimi. Ho fatto la mia luna di miele al lago di Garda. Sono rimasto in Italia 6 mesi grazie a una borsa di studio all'Accademia Malipiero. Spero di tornare presto a Padova a suonare, dove c'è una meravigliosa tradizione musicale, delle sale da concerto bellissime. Mi piacerebbe suonare alcuni dei miei classici e anche il mio repertorio originale. Spero di poter suonare con te un giorno. Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. It was great. I hope. Thank you very much. Quando è partito il Jazz Club? If Jazz Club started 12 years ago. È cominciato tutto 12 anni fa. C'erano altri luoghi in questa zona, ma qui c'era un piano e alla fine i musicisti venivano a suonare. E così è nato questo Jazz Club. Mi hai detto che ci sono anche ospiti che vengono da fuori per suonare. We had Italian. Sì, abbiamo musicisti itineranti, come te, Fabio, dall'Italia, e anche altri italiani. Giovedì ci sarà questo famoso sassofonista che ha suonato anche con i Rolling Stones. Sarà qui a suonare con la sua band, Giusy, e alcuni musicisti ungheresi. Qui passano anche personaggi famosi. Mi hai detto anche Eddie Gomez, è stato qui, famoso batterista jazz americano. Just as a guest, sì, è stato qui solo come ospite, ha suonato in un altro locale, ma poi è stato qui per ascoltare musica. Marsalis è stato qui. Ecco, abbiamo tanti musicisti ungheresi molto bravi. Ogni notte abbiamo un concerto jazz qui. Faccio ancora un giro per la città e salgo al Palazzo Reale. Thank you.
Il palazzo reale domina la città dall'alto. La prima residenza è stata costruita qui dal re Bela IV nel 1200. Dopodiché il castello ha seguito le vicende della storia ungherese. Infatti la città è stata oggetto di contesa tra i turchi ottomani e gli imperatori del Sacro Romano Impero. Oggi il Palazzo Reale è sede della Pinacoteca Nazionale. Fuori, una grande statua equestre ricorda Eugenio di Savoia, il grande condottiero che al servizio dell'impero austriaco ha sconfitto definitivamente i turchi nel 1697. Torno sul lungo fiume e vado al Memoriale delle Scarpe. È un monumento dedicato all'Olocausto. Si tratta di una serie di scarpe di ferro a grandezza naturale poste sul fiume davanti al Parlamento. Ricorda il massacro di cittadini ebrei da parte delle Croci Frecciate, i nazisti ungheresi, l'8 gennaio del 1945. Gli ultimi ebrei che ancora non erano stati mandati ad Auschwitz sono stati prelevati dal ghetto e uccisi barbaramente. Venivano legati a due e due. A uno sparavano in testa e l'altro annegava nel fiume trascinato a fondo dal morto a cui era legato. Prima di buttarli nel fiume gli facevano togliere le scarpe. Da qui è nata l'idea del memoriale inaugurato nel 2005. Sempre il Danubio al centro di questa città e della sua storia. È un confine geografico per eccellenza, visto che per secoli è stato il limes romano. Il confine naturale che separava la civiltà romana dalla barbarie. In realtà la barbarie nella storia c'è stata sia al di qua che al di là del fiume. E questo dovrebbe far riflettere sull'idea di marcare troppo i confini. Ma tant'è. Le sue acque scivolano lente e collegano anime e luoghi. Raccolgono e trascinano uomini e cose. Mi piace immaginarlo così come lo ha descritto il poeta Josef Attila. Un immenso flusso paterno. E se per assurdo si potesse sentirne il suono, si potrebbe gustare il sapore di tutti i suoi affluenti. Arrivederci alla prossima puntata.